rabbia di vedere attribuita a un grande artista una porcheria qualsiasi, tipo quelle dei Fossi. Ora poi che ci sono queste autentiche bellissime, non vengo creduto. Ma chi è questo Pepi? È un cialtrone qualsiasi? Beh, insomma, se uno andasse a vedere la mia storia, probabilmente si dovrebbe ricredere, perché io non ho mai sbagliato, intanto ho la presunzione di non aver mai sbagliato. Quando ho detto una cosa, prima o poi, siccome tra l'altro in arte sono fortunato, la verità è sempre venuta a galla, e fui attaccato ai 420, ma cos'è questo professionista di campagna che si spaccia per intenditore di cose d'arte? Vennero fuori gli studenti, una si è fatta noi, oh, e avevo ragione io, poi dopo venne fuori il Froglia e un'altra l'ho fatta io, che poi ne aveva fatta un'altra ancora e altre eccetera, e avevo ragione, ma altri mille casi potrei citare, che la verità è venuta a galla, siccome Don Noia, allora hanno fatto vari complotti su di me, quello intanto di rinviarmi a giudizio per un'opinione che io avevo dell'autenticità delle teste, l'opinione è garantita, è tutelata dalla Costituzione italiana, quindi io sono un libero pensatore, tra l'altro un po' anarcoide, un po' proprio specialmente per l'arte completamente libero pensatore, è chiaro che la penso come mi pare, ma tra l'altro i fatti mi daranno ragione, quindi non c'è problema, viaggio tranquillo. E mi hanno fatto un altro complotto venendomi a sequestrare delle opere d'arte, dice Pepi e Piano Rifalsi, dopo aver girato, cercato, hanno tirato fuori una cinquantina di opere, dice sono false, il capo della commissione non si ricordava che una bella parte di queste opere me l'aveva dichiarata autentiche e mi ci aveva fatto fare una mostra all'estero, ma siamo in queste mani in Italia, capito? Una volta è autentico, una volta è falsa la stessa cosa. Poi ho qui i verbali e volendo, perché sono incredibili, mi hanno sequestrato come falsi perfino degli anonimi. Lo vuol vedere? Perché se no Pepi mi racconta le novelle. Guarda, io ho i verbali qui di questa gente, anonimo, falso, ma scritto diverse volte, ma fatto da uno dei massimi periti italiani, anzi direi un numero uno, che è il capo di Palazzo Pitti, insomma, non so se mi spiego. Anonimo, falso, capito? Qui, ecco, e guardi, questo sì, qui. Sì, vediamo. Ora, purtroppo la telecamera si può vedere, qui è il rosso davanti e dietro. Certo. Allora, poi un altro era Masson, lo dichiarano falso, Masson aveva la pessima abitudine di pubblicare nei libri di poesie delle sue opere. Le mie opere sono pubblicate nei suoi libri di poesie, ma sono quelle, non è che sono copie, sono quelle. Quindi è autentico anche Masson e così via, non hanno indovinato neanche uno. Capito? I grossi periti italiani. Ecco che, quindi, poi, insomma, molte altre cose, qui ci sarebbe delle mie battaglie per Ribera a Napoli, feci levare 19 opere di Ribera, capito? Dalla mostra dove stava passando inosservata, era in chiusura, per loro disgrazia andai a vederla e appena la vedi da lontano vedi un quadraccio, ma come? Ma Ribera era un pittore, non era un cialtrone, un dilettante allo sbaraglio, vado a museo, poi... 19 ne vidi, perfino quello di Zeri, un era buono, e io a quel punto andai alla direzione della mostra a piantare una grana, dico ma perfino quello di Zeri non è buono, e allora tutti addosso a me, cosa fecero l'ultimo giorno, un simposio, dice Pepi non si intende d'arte, però 18 quadri bisogna levarli dalla mostra, io ne avevo indicate 19, salvarono quello di Zeri dicendo inizialmente era Ribera e tutto rifatto, ma era Ribera, però è tutto rifatto, non avevo sbagliato neanche uno, neanche in quel caso, e io confesso di non essere ovviamente specialista del 600, però quando c'è occhio, una opera per 200, per 300, una opera sempre, capito? Ecco che quando intervengo anche sull'arte antica, così come la Madonna attribuita a Donatello, sa, cioè, molte volte io ho fatto queste battaglie, per i falsi, per la mollarizzazione dell'arte, per la tutela delle opere d'arte e degli artisti, specialmente quelli morti che non si possono difendere. Ecco le battaglie contro i mulini a vento, perché? Perché sono sempre solo contro tutti, tratto di sconosciuto, discreditato, i falsari, molta gente non vede l'ora di parlarne male, di farmi sequestrare opere, eccetera. Poi però facendo buchi nell'acqua, perché modestamente sono molto agguerrito, quindi ho
prodotto, tiravo fuori i documenti e gliel'ho spiattellato in faccia, per cui non ci sono problemi, non ho paura di nessuno, perché so di dire delle verità, così come la verità è che le sculture che sono qui a Livorno sono assolutamente autentiche, non sbaglio, capito?